Quella che state guardando è la scena del celebre ballo del Gattopardo, il capolavoro di Luchino Visconti ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa. E invece questa saga dei Tomasi, racconto che dà il nome ad una raccolta di Vincenzo Arnone, risale ancora più indietro nel tempo. Ecco a terza pagina come la racconta il suo autore, scrittore e sacerdote. Sono andato indietro al 1600, proprio ecco, all'origine di questo casato dei Tomasi di Lampedusa, che è vicino dalle parti mie, no? Ecco così, a Palma di Montechiaro, e cercando anche di mettere insieme un po' anche qui la narrativa, la letteratura, la storia, ecco, iniziando con questa con l'accenno a questi viaggiatori stranieri, un po' tedeschi oppure francesi, che allora un po' dovevano fare per forza, un po' come letterati, un viaggio a Roma o a Firenze o in Sicilia, per rendersi conto. Una raccolta che riunisce spunti e ispirazioni eterogenee, ma secondo un suo filo rosso. Il filo conduttore che ho cercato di tenere presente nella saga dei Tomasi è quello appunto di mettere insieme la passione per la storia, la vita, la passione per l'amore e la passione per Dio, ecco, che va dall'Antico Testamento nei due brevi romanzi su Giona e Ruth fino ai Tomasi, all'accasato dei Tomasi di Lampedusa e a Zelinda, questa donna immaginaria dei nostri tempi che al suo 100° compleanno rievoca un po' la storia passata. E ancora un richiamo trasversale, questa volta un fumetto che però ha come protagonista un grandissimo della fiaba, niente proprio di meno che Hans Christian Andersen. Forrestgate parla principalmente di questo viaggio che lo scrittore Hans Christian Andersen intraprende dopo una forte delusione verso la sua città natale. Questo viaggio lo porterà ad affrontare molti pericoli. È una storia in chiave principalmente horror, fantasy. E i pericoli che appunto andrà a incontrare lo scrittore sono i mostri e i personaggi delle sue storie. E mentre l'altro protagonista è Kai, che è un soldato, il soldatino di stagno, sempre delle storie di Hans Christian Andersen, che lo accompagnerà per tutto il resto del percorso dell'avventura dello scrittore. Ho utilizzato per appunto rendere bene l'atmosfera e l'ambientazione horror, è appunto il colore, l'espressività anche dei personaggi, che sono bene o male tutti caratterizzati anche graficamente. Ad esempio Andersen è molto allungato, molto alto, con la faccia molto a punta, mentre Kai è quasi l'opposto, è tozzo, con la faccia praticamente quadrata. E invece un elemento atmosferico, diciamo, che ha giocato molto anche per quanto riguarda l'atmosfera horrorifica dell'opera, è la texture acquerello che si vede appunto nelle scene con la palette cromatica differente.